Benvenuti dal vostro Andrea. È estremamente importante guardare interamente questo video prima di proseguire con la visione dell'intera playlist, poiché ci tengo davvero parecchio a far capire tutte quante le motivazioni per cui l'ho creata. Microsoft Windows è nato nel 1985 e da allora ha letteralmente monopolizzato il mercato mondiale, diventando così il sistema operativo più installato al mondo. Sfortunatamente però, nelle ultime edizioni non sempre sono state fatte le scelte corrette dai suoi sviluppatori e così anno dopo anno sono saltate fuori delle distribuzioni parallele, ovvero dei sistemi operativi identici all'originale ma con modifiche apportate da privati cittadini che avevano l'ardire di essere in grado di migliorare notevolmente questo sistema operativo, rendendolo più veloce, scattante e soprattutto più rigoroso in fatto di privacy. Alcuni di questi li ho già portati in passato ed ora voglio realizzare una vera e propria raccolta, sperando possa aiutarvi ad evitare di installare sistemi operativi potenzialmente pericolosi. La stessa playlist sarà caricata anche nel canale YouTube L'informatica per tutti, in modo da raggiungere ed aiutare più persone possibili. Tuttavia i video saranno pubblicati saltuariamente, in quanto questo canale è dedicato principalmente al mondo di Linux. Ovviamente non vi chiedo di guardare lo stesso video in entrambi i canali solo per darmi la visualizzazione. Se volete supportare le mie fatiche e tutto ciò che faccio, mi basta semplicemente un like ogni tanto e qualche commento, e perché no, una bella condivisione spammata a tutti quanti i vostri amici e parenti, mettendo, non so, qualche link di qualche video in uno stato di WhatsApp, di Instagram o il social network che più preferite. Vi porterò le recensioni di tutti i sistemi operativi basati su Microsoft che riuscirò a trovare, ma se avete consigli o suggerimenti in merito rimango comunque a disposizione sia sotto nei commenti sia privatamente tramite messaggi di Instagram, di Telegram o via mail. Ogni nuovo sistema operativo scoperto sarà una vera pacchia da testare, da provare e da consigliare a tutti voi. Ma la cosa più importante di tutti e che ci tenevo a farvi capire è che Windows è un sistema operativo chiuso. Ciò significa che solo la Microsoft sa esattamente come è fatto dentro. Se vi spia, se vi ruba i dati, quali sono i servizi attivi, quali quelli che partono dopo, solo la Microsoft può saperlo. E questo vale anche per tutte le sue derivate. Quindi tutti i sistemi operativi basati su Windows che vengono modificati da persone sostanzialmente ignote potrebbero contenere un qualsiasi tipo e numero di malware. Ciò significa che se state cercando un sistema operativo stabile, sicuro, realmente libero, la risposta è sempre soltanto una, ovvero Linux. E L'informatica per tutti è il canale YouTube che fa per voi, nel quale potrete trovare corsi base su Linux Mint Debian o addirittura avanzati con Manjaro Linux basato su Arch. Perciò mi raccomando, non fatevi prendere dai soliti pregiudizi, perché Linux è semplicissimo, anzi è molto più facile di Windows, è letteralmente alla portata di chiunque, si può eseguire anche senza doverlo installare, lo potete far girare da chiavetta USB o addirittura dal browser, tralasciando i due piccoli particolari, ovvero che è totalmente gratuito e che gira praticamente in qualsiasi computer esistente, anche i più vecchi, cosa che qualsiasi altra distribuzione di Windows non può fare. E con questo ho detto tutto, manca solo la parte in cui ti dico: iscriviti ai miei canali YouTube, Anaro Sensei e L'informatica per tutti, metti like, attiva le campanelle per non perdere tutte le nuove uscite, ma soprattutto scrivimi sotto nei commenti quali sono i sistemi operativi di cui vorresti facesse le recensioni. Grazie per avermi sopportato fino a questo punto e benvenuto in questa nuova e fantastica avventura. Bye bye! PS, se ti stavi chiedendo che sistema operativo sto utilizzando in questo momento e quale magica distribuzione di Windows sia, beh, non è Windows 11, non è nessuna modifica strana, si chiama Linux Manjaro, di cui ho fatto appunto il corso, perciò se ti piace, mi raccomando, vattelo a vedere. Ciao ciao!